Oltre 45.000 studenti, più di 2.000 classi, quasi 14.000 ore di lezione, 30 educatori professionali e 104 comuni coinvolti. Torna tra i banchi di scuola Ricreazione, da oggetto a rifiuto e ritorno. Il progetto di educazione ambientale promosso da Sei Toscana, il gestore dei rifiuti della Toscana del Sud. Il progetto, giunto alla sua 7ª edizione, anche quest'anno propone agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado percorsi didattici su rifiuti e ciclo dei materiali per stimolare i ragazzi alle buone pratiche a casa e a scuola. Progetto di educazione ambientale che siamo molto contenti di presentare qui in Regione, anche perché coinvolge il lato sud, che è un lato che ha una grandissima estensione, rappresenta più della metà della superficie di tutta la Regione Toscana, comprendo ovviamente le province di Siena, Arezzo e Grosseto, ed è un progetto molto capillare che ha coinvolto in questi anni quasi 45.000 studenti, quindi un progetto che parte diciamo dal basso, l'abbiamo fatto dal 2014, è stato creato e ogni anno viene ovviamente rimodellato su quelle che sono le esigenze anche della didattica, e quindi c'è un continuo confronto con i professori che si occupano di questi temi. Ci appoggiamo a cooperative di educatori professionali e guide ambientali, che sono 30 più o meno quegli soggetti che ci aiutano in questa divulgazione dei temi che abbiamo scelto e che scegliamo ogni anno. Utilizziamo per questo cooperative del territorio, sono cooperative che lavorano già su Siena, Arezzo e Grosseto e che già da anni ormai lavorano insieme a noi, quindi sono molto anche qualificate, e inoltre ci appoggiamo anche all'interno di questi progetti a fare visite agli impianti, che poi sono la chiusura del cerchio un po' dell'economia circolare, come dico sempre, sono fondamentali e necessari. Noi anche nella nuova pianificazione ovviamente ci rifacciamo alla gerarchia dei rifiuti fissata dall'Europa, andando a lavorare dalle scale più alte a quelle più basse di questa gerarchia. La scala principale, quella più importante, è quella della riduzione e del riuso, che non si fanno né con norme né con leggi, ma si fanno proprio con l'educazione, perché lo abbiamo visto più volte anche in Toscana, quando i cittadini diventano consumatori responsabili e fanno bene le loro scelte di acquisto, il mercato si adegua, lo abbiamo visto con la norma che abbiamo fatto sul plastic free, che però è stata preceduta da una grande mobilitazione popolare che ha visto la grande distribuzione togliere dai propri scaffali, prima dell'arrivo della legge, le plastiche monouso. L'offerta formativa, articolata con percorsi tematici rivolti alle diverse fasce d'età delle classi coinvolte, si arricchisce quest'anno con un nuovo percorso incentrato sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030. Noi stiamo affrontando la pianificazione, la transizione ecologica della nostra regione, è un progetto molto impegnativo che vedrà trasformare profondamente il nostro territorio nei prossimi anni, e siamo assolutamente consapevoli che un cambiamento di questo tipo lo si fa soltanto insieme alle persone, coinvolgendole, informandole e facendo capire che la transizione passa certo dagli investimenti, certo dalla realizzazione degli impianti, ma passa anche dal coinvolgimento di ciascun cittadino, che deve dare il proprio contributo quotidianamente nelle proprie scelte e nelle proprie azioni. E quindi questo progetto si inserisce benissimo all'interno del percorso che la Regione sta svolgendo. Ricreazione intende promuovere anche la responsabilità civica e l'impegno quotidiano per la tutela dell'ambiente, accrescendo la consapevolezza nei ragazzi sui temi legati al ciclo integrato dei materiali. Il tema della sostenibilità, del rispetto dell'ambiente, della lotta ai cambiamenti climatici è un tema sicuramente oggi quanto più attuale. Sono stati proprio i giovani, tante ragazze e tanti ragazzi hanno riempito le piazze di tutto il mondo proprio per ricordarci che non abbiamo un pianeta di riserva e quindi dobbiamo prenderci cura del pianeta in cui viviamo. E credo che riportare anche appunto l'educazione ambientale a scuola, l'attenzione per l'ambiente, quindi ovviamente anche il tema legato ai rifiuti, sia davvero importante. Sia importante partire dalle bambine e dai bambini, perché i grandi messaggi, i grandi cambiamenti culturali si possono avviare solo se le giovani generazioni sono tra le protagoniste a farlo, e quindi io voglio ringraziare davvero Sei per questo progetto, per questo percorso, e da parte di Regione Toscana, insieme ovviamente all'assessorato all'ambiente, siamo ben contente di aver collaborato e condiviso questo percorso. Si baserà sulla presenza in aula e sulla partecipazione a lezioni, laboratori e visite ai centri di raccolta comunali e agli impianti di trattamento della Toscana del Sud. Credo che la visita agli impianti sia fondamentale
perché le persone devono vedere e non fermarsi al deposito sotto casa o al cassonetto della spazzatura, ma devono vedere che fine fa anche tutto il lavoro che fanno a casa, no? Parlo della differenziata, penso a tutte le cose che poi noi gli chiediamo, e quindi vedere poi alla fine qual è il vero risultato finale del loro lavoro, anche del nostro lavoro fatto a casa, penso sia fondamentale per avere consapevolezza di quello che succede. Un progetto importante in un periodo in cui si parla molto di ambiente. Direi che è basilare oramai la parola ambiente, la parola tutela dell'ambiente, la parola riduzione degli sprechi, la parola riduzione, la parola, diciamo così, cambiamento un po' dei nostri stili di vita. Io credo che con questo progetto noi si tenti, ma non solo noi, tutti quelli che fanno educazione ambientale, si tenti di formare i ragazzi ad avere, diciamo, dei comportamenti che devono diventare poi naturali. Secondo me nel cambiamento della società, come quando hanno smesso di far fumare nei locali pubblici, no? Sembrava una roba rivoluzionaria, è diventata una cosa normalissima. Avere le buone pratiche che noi insegniamo a queste nuove generazioni, si spera che appunto nel futuro questi gesti diventino gesti quotidiani. Al centro il tema della transizione ecologica, un tema di grande attualità. Il progetto prevede lezioni sia in presenza che a distanza, qualora necessario, per le ovvie ragioni legate al coronavirus. L'anno scorso, in piena pandemia, abbiamo strutturato una piattaforma che ci ha permesso di lavorare in DAD sempre con tutte le classi che hanno partecipato, e abbiamo avuto, nonostante le difficoltà, una grande partecipazione, e anche quest'anno abbiamo una piattaforma pronta che comunque ci consentirà di fare principalmente la presenza, ma in caso di necessità anche attraverso internet, attraverso la DAD.